Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ci troviamo all'aperto in un bellissimo parco cittadino perché voglio iniziare un nuovo esperimento. Oggi parliamo di bonsai sharing. Che cos'è il bonsai sharing? Tutti quelli che seguono questo canale certamente avranno sentito parlare di Yamadori, ovvero della raccolta delle piante in natura. Però sappiamo anche che in Italia raccogliere le piante in natura è illegale, o meglio, bisognerebbe avere dei permessi speciali del corpo forestale, oppure bisognerebbe avere un proprio terreno dal quale poter prendere la pianta. Noi faremo qualcosa di simile allo Yamadori, ovvero cercheremo una pianta in natura, però poi invece che prelevarla questa pianta dal terreno cercheremo di educarla, condividendo anche questa esperienza. Ma vi dico tutto strada facendo, nel frattempo cominciamo a cercare la pianta. Che tipo di pianta sto cercando? Sto cercando una piantina piccola, come questa, che sia accanto ad una pianta, ad un esemplare ormai grande, ad esempio quella. Però ne sto cercando uno che abbia già delle caratteristiche, che abbia un minimo di tronco. Inoltre mi piacerebbe trovare una pianta che sia un po' sofferente, malaticcia, in modo tale che riusciamo a recuperarla e così avremo fatto anche qualcosa di buono. Ma continuiamo la ricerca. Ho trovato quello che stavo cercando, è una piccola pianta di olmo campestre, è vicino ad un esemplare adulto molto bello, è una pianta di circa 20-30 metri l'esemplare adulto, e invece qui abbiamo una piantina piccolina, sarà sì e no 30-40 cm, è molto sofferente, quindi è proprio quello che stavo cercando. Innanzitutto provo a mettere uno sfondo colorato in modo tale che riuscite a distinguerla in mezzo a tutta quest'erba. Ok, adesso dovreste vederla bene. Prima di iniziare però vi voglio lasciare le coordinate per poter raggiungere questa pianta quando lo vorrete. Questa alle mie spalle è l'esemplare adulto della pianta che abbiamo trovato. Bene, adesso cominciamo a prendercene cura. Per prima cosa faremo un po' di pulizia vicino all'albero, cominciamo a scoprire un pochettino la base del tronco e poi togliamo tutti questi rami secchi e cominciamo ad educarla.